Ultima edizione di Stadio News e studio Benedetto Giardina. Prosegue il programma degli allenamenti del Palermo al tenente onorato di Bocca di Falco in vista della sfida contro l'Inter. La squadra di Iachini ha sostenuto, dopo un riscaldamento tecnico, una partita d'allenamento sul terreno dell'impianto di gioco di Bocca di Falco. Stefano Sorrentino si è allenato regolarmente in gruppo, Edoardo Goldaniga ha svolto attività di riatletizzazione e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Riatletizzazione anche per Ashraf Lazar. Stefano Sorrentino, portiere del Palermo, ha fatto il punto sul rinnovo del contratto col club di Viale del Fante. Con il presidente ho dettato le mie condizioni, come il Palermo ha dettato le sue, le parole del capitano rosanero. Ne riparleremo quando avremo la salvezza a portata di mano. Io non voglio abdicare, oggi ho la stessa voglia che avevo a 20 anni. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha ammesso di non avere intenzione di esonerare nuovamente Giuseppe Iachini anche in caso di sconfitta a San Siro. Siamo alle ultime partite, per l'amor di Dio, ha dichiarato il presidente del Palermo. Avevo preso Schelotto, il sindacato degli allenatori europei dice però che non si può. Il patron rosanero si è poi soffermato sulla polemica post-Inter-Juventus legata ad un tweet di Marchisio. Ce ne sono di telecronisti non vedenti, io non seguo mai l'audio durante le partite, i cronisti dicono tante stupidaggini, la partita va vista, non commentata. Il difensore rosanero Giancarlo Gonzalez ha spronato i suoi compagni in vista della corsa salvezza. Sento che i tifosi saranno molto importanti, ha detto il difensore costaricano. Se saremo tutti uniti, allora porteremo il Palermo fuori pericolo. Sappiamo che possiamo guadagnarci un altro anno in Serie A, dando così maggiore serenità al club e a tutti noi. Sarà Carmine Russo di Nola l'arbitro di Inter-Palermo, partita valida per il 28° turno del campionato di Serie A, in programma domenica prossima alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco De Luca di Pescara e Alfonso Marrazzo di Roma, quarto ufficiale Andrea Crispo di Genova, arbitri addizionali Giampaolo Calvarese di Teramo e Alejandro Di Paolo di Avezzano. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.